coltivatori lertini di Coldiretti sono tornati a ringraziare il Signore per la raccolta e l'annata appena trascorsa. Domenica 18 dicembre, infatti, nella splendida cornice del santuario Maria Santissima Mater Domini, la sezione lertina ha riunito tutti gli associati per partecipare alla 66esima giornata nazionale del ringraziamento. La Santissima Messa, presieduta dal Vescovo Monsignor Claudio Magnago, ha visto la partecipazione dei responsabili della Coldiretti, di autorità politiche e civili. Il tutto condito dagli sbandieratori, dalla musica, dai balli e dalle prelibatezze della nostra amata terra. Inoltre è stato ricreato per l'occasione anche la Natività. Sì, oggi festeggiamo la 66esima giornata del ringraziamento per ringraziare il Signore dei doni che ci ha donato in questa campagna scorsa. Tutti gli anni noi da circa 66 anni portiamo all'altare i doni della terra, l'acqua e i semi, che sono i tre elementi che portano i frutti ai nostri agricoltori e sulle nostre tavole. Come si svolgerà la mattinata? La mattinata inizia con una degustazione ed esposizione dei prodotti della terra, una piccola rappresentanza della Natività e poi ci sono anche canti popolari e all'interno la Santa Messa sarà allietata dall'orchestra del professor Vincenzo Perrone. Sì, sono i 60 anni in cui il mondo agricolo, i nostri soci credono nel, diciamo, ringraziare il Signore per i beni che la terra ci dà, e noi ogni anno puntualmente svolgiamo questa messa perché è chiaro che la fede è la prima cosa che ci deve contraddistinguere per credere in un settore che va a porre il seme nel terreno e poi di là deve raccogliere il frutto. Il suo lavoro è sfamare i popoli, quindi la Coldiretti, il mondo agricolo ci crede e sempre ogni anno con più forza fa queste manifestazioni. È una bella manifestazione, siamo onoratissimi di ospitare qui alla Terza la Coldiretti, l'organizzazione con cui stiamo affrontando questi anni difficili di crisi dell'agricoltura, e questa iniziativa ci serve anche per porre un po' il punto sulle questioni ancora aperte. Continueremo a farlo anche nei prossimi giorni con l'assessore regionale all'agricoltura, ma questa iniziativa oggi ci onora perché è ospitata su un territorio che ha una vocazione agricola e zootecnica importante, e per questo saremo al fianco dell'organizzazione per affrontare le questioni che si porranno nel prossimo futuro. Buon Natale a tutti dalla Provoco! Ti volevo dare gli auguri di Buon Natale, sei sempre simpatica e la numero uno. Ciao!